C'è però un'Europa League da conquistare, ci sarebbe la Conference, che a questo punto io onestamente non la butterei via, perché forse è l'unico trofeo serio che potresti vincere. Ed eccoci qua, signori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sabato, giorno dopo, abbastanza. Diciamo che il sentimento è un po' quello di ieri sera dopo la partita, un po' amareggiato, un po' deluso. Napoli-Torino 1-1. Siamo qui per parlare della partita, per fare analisi barra pagelle. Vi dico la verità, vorrei essere ovunque fuorché qui a parlare della partita, perché onestamente non c'ho tantissima voglia, però vabbè, lo devo fare anche per voi che dedicate il vostro tempo ai miei video, quindi lo faccio essenzialmente per voi, ragazzi. Quindi lasciate un bel like, mi raccomando, solo per questa cosa. E poi tutti voi che state guardando i video e che non vi iscrivete, mi raccomando, ragazzi, fatelo perché mi aiutate, date una grandissima mano a questo canale, e poi attivate la campanella perché è totalmente gratis. Detto questo, andiamo a vedere innanzitutto un po' i numeri della partita. Allora, come sempre, stiamo su SofaScore. Napoli-Torino 1-1, Kvara al 61esimo e Sanabria al 64esimo. Dall'attacco momentum, ragazzi, come potete notare, diciamo che il Napoli ha tenuto per la maggior parte della partita il pallino del gioco e ha creato, possiamo dire, più pericoli del Torino, specialmente nel finale. Guardate la seconda metà del secondo tempo, praticamente abbiamo questi picchi così alti, però poi diciamo, a finale non si è fatto niente, a testimonianza del fatto, secondo me, che quantitativamente parlando hai creato, però qualitativamente parlando queste cose che hai creato sono state abbastanza. Secondo me no, perché io ieri sera non ho avuto onestamente la netta sensazione di andarla a vincere. Non ho visto una squadra sul pezzo come magari ho visto contro la Juve, dove si è fatto qualche errore in difesa, però li vedevo più convinti e più presenti a loro stessi. Invece ieri sera questa cosa onestamente non l'ho vista. C'è sempre da ricordare che comunque il Torino ha fatto una partita comunque buona, cioè ci ha messo in difficoltà, sappiamo Juric come gioca, quindi io se fossi un tifoso del Toro uscirei soddisfatto dal pareggio di ieri, quindi non possiamo dire niente sotto questo aspetto. Gol attesi 1.58, cioè ragazzi hai fatto 22 tiri di cui 8 in porta, però alla fine l'XG è 1.58. A testimonianza quindi che le occasioni che hai creato non erano così nitide, così clamorose. Diciamo che l'occasione più clamorosa, secondo me, è solo quella di Kvara nel primo tempo, dove sta tu per tu con Milinkovic. Quella è stata l'occasione più clamorosa che abbiamo avuto. Poi per il resto, non penso siano state occasioni così clamorose. Il Toro fa 1.04 con due tiri in porta, quindi praticamente, cioè, con un quarto dei tiri nostri ha fatto quasi gli stessi XG del Napoli. Falli, vabbè, 13 su 9. Ho visto tanti lamentarsi di Orsato, l'arbitro che ha concesso comunque il gioco sporco al Torino. Ci sarebbe forse da recriminare su Buongiorno, che forse poteva essere anche espulso ieri. Però, ragazzi, cioè, onestamente, parlare dell'arbitro mi sembra proprio una follia. Grandi occasioni create 2, uno per il Toro e noi ne abbiamo mancata una, e penso che sia quella di Kvara nel primo tempo. Parate effettuate 7, Milinkovic ieri ha fatto la sua onesta partita. Di parate clamorose, quella su Kvara nel primo tempo, poi le altre mi sono sembrate parate, diciamo, normali. Ecco, non ho visto il Milinkovic miracoloso come tanti hanno detto ieri sera. Meret fa una sola parata, che è praticamente il tiro di Zapata nel primo tempo da fuori area, poi per il resto nient'altro, perché comunque alla fine, ragazzi, il Toro, cioè il tiro di Zapata, il gol di Sanabria, poi basta. Passaggi 520 con una precisione dell'86%, quindi leggermente meno rispetto alla media. Palle lunghe bene, 58%. Palle perse 123 contro 116 del Torino. Vediamo velocemente la mappa dei tiri. Il gol di Kvara 0.37. Poi questo dovrebbe essere il gol, diciamo, il tiro che ha salvato Milinkovic, 0.15, quindi vedete,
un X già abbastanza basso. Poi abbiamo Osimhen al 77esimo 0.04. Poi Traoré all'82esimo da fuori 0.01 addirittura. Kvara all'86esimo 0.02. Vedete comunque c'è cioè, l'XG più alto è stato 0.37 il gol. Poi tutti gli altri non superiamo manco lo 0.1. Quindi ancora una volta, tante occasioni, ma non sono state nitide o clamorose, a parte quella nel primo tempo. Posizioni medie. Diciamo che non c'è tantissimo da segnalare, tranne per una cosa. Guardate dove è Zielinski. Sta praticamente al centro del campo. C'è una sorta di, diciamo, buco sulla zona sinistra. C'è Kvara che sta praticamente quasi in linea con Osimhen. Vedete, c'è molta densità sulla zona destra del campo. Di Lorenzo, Politano e anch'essa molto vicini tra di loro. Forse la posizione di Zielinski è un po' strana. Vedete Mario Rui sta leggermente più dietro rispetto a Di Lorenzo e in generale non ha spinto tantissimo Mario Rui, però quell'unica volta che si è sovrapposto ha fatto l'assist. Guardate quanto ha riempito l'area a Kvara, ragazzi, quanto l'ha riempita. Incredibile. Anch'essa non l'ha quasi mai riempita. Politano sulla destra comunque ha fatto il suo. Zielinski non entra quasi mai praticamente. Totti tre attaccanti. Ancora una volta le mezzali non vanno a sostenere, non si buttano dentro. Quindi abbastanza chiaro. Vediamo le statistiche per quanto riguarda i passaggi. Guardate quanti pochi tocchi rispetto alla media. Di Lorenzo nelle ultime partite stava superando sempre i 100 tocchi. E oggi, diciamo, nella partita di ieri, il massimo è stato 76. Per quanto riguarda la precisione, il giocatore che ha effettuato una precisione più alta in proporzione ai passaggi fatti è stato Østigard, con l'84%, 10 passaggi sbagliati. Østigard sull'impostazione, qualche sbavatura. Lobotka, anche lui, Lobotka, diciamo che sta quasi sempre sopra il 90% e ieri ha fatto 87%. Ieri ho avuto proprio l'impressione da parte di Di Lorenzo di vedere tanti passaggi sbagliati. Alla fine ne ha sbagliati 6. A livello di passaggi chiave, ragazzi, il giocatore che effettua più passaggi chiave è stato Raspadori. Poi subito dopo Kvara, questo era abbastanza chiaro. Anch'essa 3, Politano Lobotka 2, poi Mario Rui, Olivero, Osimhen 1. Cross. Giocatore che crossa di più e che effettua più cross precisi, Raspadori. Quindi Raspadori direi molto molto bene ieri. È entrato abbastanza bene. Con Calzona Raspadori sta trovando una certa continuità sia di minutaggio ma anche di rendimento. E Kvara, beh, 7 cross fatti, 2 soltanto dati a buon fine, quindi un po' malino sotto questo aspetto. E poi il giocatore che ha effettuato più palle lunghe è stato Mario Rui, e questo era abbastanza chiaro. Mario Rui è anche quello che secondo me ha verticalizzato molto rispetto, diciamo, insieme a Politano. Mario Rui e Politano sono quelli che hanno verticalizzato di più. Per quanto riguarda i contrasti, Juan Jesus ha vinto 8-1 contro 1 su 16. Osimhen bene, Anguissa 5 su 12, Østigard bene, Kvara 3 su 8, Mario Rui 1 su 7, contrasti a terra vinti, Anguissa ancora una volta male, soltanto 2 su 5, bene Juan Jesus 4 su 6, bene Di Lorenzo, e dal punto di vista dei duelli aerei bene Østigard 7 su 9, Østigard sui duelli aerei è una certezza, Juan Jesus un po' meno, 4 su 10, male Anguissa 7 su 3, Mario Rui 0. Però ragazzi, quando c'hai di fronte Bellanova sui duelli aerei non puoi fare niente. Spostiamoci rapidamente adesso sul file della Lega Serie A riguardo il baricentro. Ragazzi, il baricentro nostro oltre la metà campo anche abbastanza corto, mentre il Toro ovviamente, diciamo che i baricentri sono quasi simili, ecco. Nel secondo tempo ci alziamo, ci allunghiamo ma proprio di poco, quindi riusciamo a restare corti ma più alti. Invece il Torino, ragazzi, praticamente si è quasi sfilacciato nel secondo tempo. Diciamo che il Toro nel secondo tempo è calato. Infatti vedete la lunghezza da 25 passa a 42, quasi raddoppiata, e il baricentro da 48 è passato a 43. Quindi il Toro nel secondo tempo diciamo che è andato molto in difficoltà. Peccato che non ne abbiamo approfittato. Quindi detto questo, ragazzi, andiamo a vedere rapidamente le pagelle. Allora, queste sono le mie pagelle. Partiamo da Meret 6. Ragazzi, Meret fa una parata su Zapata nel primo tempo che era decisiva, e secondo me era anche abbastanza difficile perché
è anche rimbalzata, però sul gol secondo me poteva fare qualcosa di più, e non mi riferisco alla parata, perché secondo me quella parata era impossibile, perché Sanabria è comunque un tiro ravvicinato. Non ho tanto da dire sulla parata, però secondo me in quell'occasione, su quel calcio d'angolo, poteva uscire, perché il pallone, diciamo che è viaggiato nell'area piccola, quindi lì secondo me poteva fare qualcosa sull'uscita, ma non sulla parata. Quindi la parata su Zapata nel primo tempo gli dà un mezzo voto in più, la non uscita nel secondo sul gol di Sanabria gli porta un mezzo voto in meno, e quindi la media è 6. Di Lorenzo 5 e mezzo, non mi è piaciuto onestamente Di Lorenzo, tanti errori, l'ho visto un po' sottotono ieri. Ostigard 6. Ostigard, come ho detto prima, diciamo che il Toro non ha fatto tutti questi grandi attacchi, però dal punto di vista dei duelli aerei una certezza, sull'impostazione così e così, quindi gli do il 6. Juan Jesus 7, per me ha fatto un'ottima partita ieri, tra l'altro la sua chiusura su Vlasic innesca poi il gol di Kvara, perché poi da quella chiusura arriva il passaggio per Anghissa, che poi va sulla sinistra per fare Mario Rui, quindi a suo modo riesce anche a, diciamo, a influire sul gol fatto. Nel complesso secondo me ha fatto un'ottima partita, attento, preciso, con le chiusure, quindi ha fatto un'ottima partita, secondo me si merita il 7. Mario Rui 6 e mezzo, non si sovrappone tantissimo, non si spinge tantissimo in avanti, però ragazzi, quell'unica volta che si sovrappone fa un cross per Kvara, ma è proprio al bacio, gliel'ha messa proprio davanti alla porta. Premio questa sua discesa sulla fascia e questo suo assist, però nel complesso, dal punto di vista della spinta, non ha fatto tantissimo, ha sofferto i duelli con Bellanova, e questa è una cosa abbastanza scontata. Secondo me mi ha sorpreso vedere Mario Rui lì e non Olivera, perché con un avversario come Bellanova mi sarei aspettato un Olivera. Quindi nel complesso 6 e mezzo, perché comunque fa l'assist e quindi ha dato il suo contributo. Lobotka 6, ragazzi, Lobotka forse meriterebbe anche qualcosa in meno, però poi ti rendi conto, no, che lui vaga nel deserto, perché ieri a centrocampo praticamente ha giocato solo lui, perché le mezzali non lo sostenevano mai, doveva fare un lavoro per tre, cioè lui ha fatto anche più di quello che gli si chiede, quindi io non riesco a dargli un 5 e mezzo, perché comunque fa delle cose extra che non gli vengono chieste. Do invece l'insufficienza alle due mezzali, Anghissà è sempre la stessa, devo sempre ripetermi. Parte sempre che è un fantasma, fa qualcosina nel secondo tempo. L'Anghissà attuale secondo me non serve a niente, e anzi è anche un malus per tutti gli altri che gli stanno vicino, perché quando Anghissà sta bene, ragazzi, gira bene tutta la squadra. Zirinskyi, caro mio, 5. Mi auguro di non vederti più in campo, perché onestamente questo Zielinski è soltanto un vantaggio per gli avversari. Abbiamo giocato in 10 ieri, ragazzi, e mi dispiace dirlo, perché Zielinski, qualitativamente parlando, è uno dei migliori che abbiamo. Con questa testa non ci serve a niente, quindi per quanto mi riguarda può anche starsene comodo in panchina o anche in tribuna. Ho capito perché ha giocato ieri, perché ragazzi, purtroppo le liste in Champions League sono state fatte a cazzo, ecco, possiamo dirlo, e quindi ha giocato solo ed esclusivamente perché Calzona giustamente si deve tenere Traoré per martedì, solo per quel motivo ha giocato. Poi onestamente io sulle parole di Calzone nel post partita su Zielinski non ci credo, secondo me l'ha detto giusto per tenersi buono Zielinski e per fargli capire comunque che lui ci conta ancora, però deve darsi una svegliata. Politano 6 e mezzo, mi è piaciuto Politano, ha messo un paio di assist potenziali per Kvara, ha dato il suo contributo, è stato più, diciamo, un fornitore di assist piuttosto che finalizzatore, e poi ha fatto il suo solito lavoro in fase difensiva, quindi nel complesso la sua partita secondo me onesta l'ha fatta, 6 e mezzo. Osimhen 5 e mezzo, ragazzi, Osimhen ha perso totalmente il duello con Buongiorno, piccola parentesi, il prossimo anno se vogliamo fare cose importanti io un Buongiorno dal Toro me lo prenderei. Ha perso il duello quasi sempre, ragazzi, è stato praticamente inghiottito da Buongiorno, e quindi non ha fatto 5 e mezzo, 5 e mezzo, perché
non è mai riuscito a divincolarsi. Guardate che termine utilizzo. Da buongiorno. Kvara, ragazzi, 7 e mezzo. Cioè, Kvara. Io stamattina ho fatto anche un post su Kvara, perché, cioè, in una stagione così disastrosa, ragazzi, Kvara alla 28esima giornata c'ha 10 gol e 4 assist. E io vi voglio ricordare che l'anno scorso, in tutto il campionato, ha fatto 12 gol. Cioè, ha 10 giornate di tempo per eguagliare il record dell'anno scorso, e secondo me lo supererà anche. Giusto per farvi capire il livello di Kvara, nello schifo che stiamo vedendo quest'anno, Kvara è a 2 gol dal record e mancano 10 giornate. Questa è un po' la risposta a tutti quelli che dicono che Kvara è un problema, che Kvara è un one season wonder, è uno che fa una stagione nella vita e poi torna a essere un fantasma. Va bene, speriamo veramente che rimanga il più possibile, perché questo è un giocatore che purtroppo a Napoli non ci può restare, perché è un livello superiore, è un giocatore che merita di giocare nei top club, è un giocatore che farà la storia del calcio, secondo me, e quindi finché rimane godiamocelo, non dico nient'altro, e veramente prego tutti i santi del calendario affinché arrivi questo rinnovo, che secondo me è vitale. Ecco, 7 e mezzo, ragazzi, fa il gol, crea l'impossibile, tutte le occasioni che ha fatto il Napoli ieri arrivano dai piedi di Kvara, 4 tiri in porta, 2 fuori, 2 bloccati. Purtroppo c'è quella grande occasione che ha mancato nel primo tempo con Milinkovic. Ecco, se non fosse stato per quell'occasione gli avrei dato anche 8. 3 palle lunghe su 3, 4 passaggi chiave, bene dal punto di vista dei contrasti. E poi, ragazzi, nel finale di partita ci delizia anche con quell'1 contro 4, dove praticamente si è portato a spasso 4 giocatori del Torino. E io più di questo non posso dire. Quindi veramente prego la Madonna affinché Kvara resti almeno un altro anno. Per quanto riguarda la panchina, Raspadori 6 e mezzo, mi è piaciuto molto, diciamo, è entrato bene, ha creato dei presupposti anche per essere pericoloso, quindi il mezzo voto in più io lo do. A Oliver e Traoré il 6, Listrom senza voto perché entra al 90esimo, Calzona 6, non mi è piaciuto di Calzona ieri la gestione dei cambi, secondo me potevano arrivare anche un po' prima, e io onestamente avrei anche osato un po' di più, perché comunque tu stai facendo una rincorsa, quindi perdere o pareggiare non cambia niente, cioè tu devi vincerle il più possibile, quindi io avrei anche osato nel secondo tempo, avrei tolto Zielinski subito all'intervallo e avrei rischiato, che so, un Raspadori o un Lindstrom, e sarei passato a un 4-2-3-1. Calzona nel post partita ha detto che praticamente in questo momento il Napoli deve puntare sulle certezze e non deve pensare di, diciamo, di provare nuove cose tipo il 4-2-3-1. Io dico soltanto che questo pareggio purtroppo ci ha tagliato fuori dalla corsa Champions, e io ci avrei provato a rischiarmela. Il Toro comunque nel secondo tempo se n'è sceso ed è calato di rendimento, quindi secondo me potevi anche azzardare un 4-2-3-1 con dentro Lindstrom o Raspadori, ma non all'80esimo, un po' prima. Quindi solo questo non mi è piaciuto della partita di Calzona, poi basta. Quindi questo, ragazzi, queste sono le mie pagelle. Fatemi sapere le vostre nei commenti, lasciate un bel mi piace, ragazzi, fatelo per me, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, è tutto gratis, mi raccomando, fatelo perché mi date una grandissima mano e aiutate a crescere questo canale. E basta, ragazzi, onestamente non ho nient'altro da dire, dico soltanto che io da oggi non ci credo più. Già qualche giornata fa dissi che era molto difficile arrivare in Champions e bisognava fare veramente un percorso quasi perfetto, però dopo il pareggio di ieri sera per me il quinto posto è totalmente chiuso, non mi sentirete più parlare di Champions League da questo momento in poi. C'è però un'Europa League da conquistare, ci sarebbe la Conference, che a questo punto io onestamente non la butterei via, perché è forse l'unico trofeo serio che potresti vincere,
Però sappiamo che, cioè, io ragiono per vincere i trofei, non per guadagnare con i soldi della Champions. Perché, ragazzi, cioè, mo martedì giochiamo col Barcellona, va bene, ma mo non è che noi puntiamo a vincere la Champions. Cioè, la stagione è finita ieri sera. Un quarto di Champions di certo non mi darà motivo, ecco, di pensare che la stagione possa cambiare. Cioè, Napoli non può vincere la Champions. Per quanto riguarda la corsa Champions, si è chiusa ieri sera. Poi, ripeto, l'Europa League è lì. Il quinto posto in Champions ci permette comunque di arrivare in Europa League anche da settimi. E l'ottava può andare in conference, quindi puntiamo ad arrivare sesti, settimi, ottavi e cerchiamo quantomeno di salvaguardare questo record che piace tanto a De Laurentiis su le stagioni consecutive in Europa. E basta, nient'altro. Io vi auguro un buon sabato, vi auguro una buona domenica. Non so se domani uscirà un video, vediamo se ci sarà qualcosa da discutere. Forza Napoli, sempre e comunque, quello non mancherà mai. Godiamoci queste 10 amichevoli, tra virgolette, e basta. Ci vediamo alla prossima.